Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: la cantante Arisa viene presa di mira dall'ex fidanzato che l'accusa di aver creato una relazione fake con Vito Coppola, è gay. Arisa ex fidanzato. Gli ultimi anni per la famosissima e talentosa cantante Arisa sono un vero successone. La donna sta sbarcando in nuovi programmi televisivi ed i progetti a cui si sta dedicando sono davvero tanti e anche parecchio ambiziosi. Fino alla scorsa edizione, è stata insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha conquistato l'apprezzamento di tantissimi giovani. Quest'anno invece, è giurata all'interno della trasmissione Il Cantante Mascherato. Non solo, perché nonostante non sia stata selezionata per esibirsi al Festival di Sanremo 2022, ha partecipato come ospite speciale per ben due serate. Importantissimo poi per lei è stato partecipare a Ballando con le Stelle. Arisa viene umiliata dall'ex. Infatti, la bella donna ha partecipato in coppia con Vito Coppola al programma di Milly Carlucci da ottobre a dicembre 2021. L'esperienza è stata un vero successo in quanto i due si sono classificati come vincitori della 16ª edizione della trasmissione. Arisa. Vito è stato l'insegnante di ballo di Arisa e tra i due è nato qualcosa di fantastico. Hanno infatti stretto un bellissimo rapporto, che non si è affatto chiuso con la fine della competizione di Rai 1. Da quando hanno vinto la gara di Ballando con le Stelle, i due sono inseparabili, si vedono sempre più spesso, si dimostrano molto affetto e si vestono persino con gli stessi outfit. Per il momento non hanno dato risposte certe sulla loro relazione. Arisa ha infatti detto che non vuole ancora etichettare il suo rapporto con il suo insegnante di danza e lui ha fatto lo stesso, anche se la cantante ha ammesso di provare dei sentimenti per lui. A commentare questo avvicinamento è stato l'ex della cantautrice, Andrea Di Carlo, che ha puntato il dito contro i due accusandoli di agire per far parlare e per ottenere un po' di notorietà. Ha infatti condiviso una storia Instagram con l'immagine di Arisa e Vito ed ha scritto: "Stop fake gay trial. Gay morning moment. Sottotesto: Rosalba, mi sento fidanzata. Eliana Michelazzo, mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai 1". Per il momento i due diretti interessati non hanno ancora risposto alle accuse, ma in molti si sono scagliati contro le dure parole di Andrea. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.